Il Signore sia con voi, carissimi. Ben ritrovati anche oggi, mercoledì 25 di ottobre 2023. Come al solito, prima che finisce questo giorno, inseriamo la nostra vita dentro questa parola che abbiamo ricevuto in dono. Prima di dormire, riprendiamo di nuovo la parola di Dio. Il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, i versetti 39 fino a 48. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca, gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quell'ora che viene il ladro, non si lascerebbe scasinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dice per noi o anche per tutti? E il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione del cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, e a mangiare e a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non si l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la tua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Laudate o Cristo. Carissimi miei, come vivere questo brano? Ovviamente la continuazione del brano di ieri, che riguarda la missione, il compito dei servi. Ma oggi è San Pietro che chiede a Gesù. Faceva questa domanda a Pietro: Signore, questa parabola la dici per noi o per tutti? Poi Gesù riprende un'altra parabola per descrivere la missione o l'impegno che avevano ricevuto questi 12 apostoli. Allora ovviamente qualcuno può dire: allora questo brano è stato rivolto ai discepoli, capi della Chiesa. Sì, avete ragione. È una parabola che è stata rivolta ai capi della Chiesa come amministratori dei beni di Dio. Chi sono questi amministratori della Chiesa, capi della Chiesa? Noi sacerdoti, i nostri vescovi, i cardinali, il Papa. Abbiamo ricevuto, tutti siamo servi, come spiegavo io, sia i vescovi, i sacerdoti, che i laici, tutti noi siamo schiavi, servi di Dio. Ma fra questi schiavi, servi di Dio, abbiamo capi dei servi, e questi capi sono i nostri sacerdoti che devono prendere cura degli altri servi e serve. Ma nel nostro contesto io posso dire che anche voi mariti, voi mogli, voi che non siete religiosi sacerdoti, siete anche voi amministratori capi nelle vostre famiglie. Ascoltiamo come vivere questa parola, carissimi miei. Due cose principali. La prima è che questo brano, sempre un invito alla vigilanza, è un richiamo alla responsabilità. Il servo che sa la volontà del suo padrone, poi riesce a prendere cura degli altri servi quando arriva il suo padrone. Il padrone lo metterà a capo di tutti i suoi averi,
un richiamo alla responsabilità. La domanda personale che facevo questo giorno oggi è: ma io, Luis, conosco la mia responsabilità come servo di Dio? Che è la mia responsabilità? La seconda cosa che è la fruttificare, a fruttificare. Il Signore mi chiama a fruttificare. Non posso rimanere sterile nella vita come sacerdote. Devo io produrre frutti, frutti che rimangono. Posso io produrre questi frutti mediante i doni che ho ricevuto da Dio? Avete capito che io sto parlando con la mia vita? E questo va a tutti i capi della Chiesa, ogni sacerdote, ogni religioso, ogni vescovo, i nostri cardinali, anche il Papa. Perché abbiamo ricevuto in dono questa responsabilità. Poi c'è un avvertimento di non cadere nel disinteressamento. Cioè, quando la scrittura utilizza questa espressione, mangiare e bere, il significato sono due. Il primo è questo: mangiare e bere formano parte del dinamismo umano. L'uomo deve mangiare e bere, come oggi. La seconda interpretazione, significato di mangiare e bere, è uno o quelli che cadono nel disinteressamento, indifferentissimo, non gli importa nulla. Come dice San Matteo nel suo Vangelo, capitolo 24, versetto 38. Allora, la nostra responsabilità è di prendere cura degli altri servi. E la seconda, di fruttificare, perché abbiamo ricevuto tanti beni, tante benedizioni. La Chiesa, i sacramenti, e le grazie di Dio, che Dio ci conceda ogni giorno a fruttificare. Infatti stasera alla messa dicevo che immaginiamo noi la delusione e i dolori di un contadino che dopo aver concimato i suoi pianti, il suo terreno, portando tutti gli alberi, aspettando una raccolta abbondante, la mietitura, poi va a vedere che tutti gli alberi non avevano prodotto niente, nessun frutto, rimasero tutti gli alberi sterili. La delusione e i dolori di questo contadino. Allora qualcuno mi domanda: ma Don Luis, è vero che il Signore rimane deluso se non riusciamo a portare frutti? Questa domanda io non posso rispondere. Ma come abbiamo ricevuto in dono tantissime cose da Dio, è un richiamo a fruttificare, carissimi miei. Questo riguarda noi religiosi, noi sacerdoti, anche voi che siete laici e laiche, siete amministratori, perché avete ricevuto anche figli e nipotini e dovete prendere cura di questi che avete ricevuto in dono da Dio, carissimi miei. Preghiamo stanotte perché riusciamo noi a compiere questo impegno che abbiamo ricevuto tutti noi da Dio, come sacerdoti religiosi oppure come laici e laiche. La prima intenzione, come al solito, rendiamo grazie a Dio, carissimi miei, per il dono di questo oggi. Fra poco finirà questo giorno. Anche questo giorno, essendo qui, significa che abbiamo superato tutti noi questo giorno. Che bello,
che abbiamo superato questo giorno. Abbiamo iniziato insieme e stiamo per finire insieme il dono della vita. Non dimentichiamo mai questo. Rendiamoli grazie per la vita nostra, per averci accompagnati tutti noi dalla mattina fino a questo momento. Vi invito a pregare, a ringraziare il Signore. Per la nostra vita ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Carissimi miei, preghiamo per il Papa e tutti i vescovi e sacerdoti, perché il Signore li sostenga o ci sostenga, ci illumini in questi nostri impegni a prendere cura degli altri servi di Dio, perché nessuno di noi viene a mancare questa responsabilità. Nessuno di noi cade, nessuno cade nell'indifferentismo, disinteressamento, perché facendo questo nostro compito riceveremo noi l'eredità promessa a tutti i fedeli di Dio. Per questo preghiamo, ascoltaci, o Signore. Preghiamo, carissimi miei, per tutti i datori di lavoro, perché possano accompagnare con dignità e rispetto i loro dipendenti. Per questo preghiamo, ascoltaci, o Signore. Preghiamo, carissimi, perché nessuno di noi rimanga sterile nel suo agire, nel suo comportamento, a compiere la volontà del nostro padrone, il Padre Celeste. Nessuno di noi rimanga sterile. Per questo preghiamo, ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per i nostri politici e tutti i responsabili dei popoli sparsi nel mondo, perché capiscano la loro responsabilità in proteggere il popolo che gli è stato affidato, i politici e tutti i responsabili dei popoli sparsi nel mondo, perché anche essi, compiendosi la loro responsabilità, riceveranno da Dio ciò che meritano. Per loro preghiamo, ascoltaci, o Signore. Carissimi miei, preghiamo perché anche stanotte ci sentiamo tutti noi la presenza di Dio nel dormire. Il Signore ci sta accanto, ci mandi dal cielo i suoi angeli per proteggerci nel nostro riposo, finché possiamo risvegliare a riprendere questo nostro impegno, prendendo cura di tutti quelli che verranno affidati alla nostra disposizione. Preghiamo, ascoltaci, o Signore. Signore, dacci il tuo bacio santo per farci addormentare. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Buonanotte a tutti, carissimi.